Un terremoto improvviso e di proporzioni immani ha spazzato via la città di Senigallia con una furia mai vista. Dove un tempo sorgevano bellissimi palazzi et eleganti dimore, si stende una landa desolata, sferzata da un vento gelido. Tra i pochissimi superstiti si contano 20 fortunati studenti del liceo statale Enrico Medi. Di fronte allo spettacolo desolante della città annientata, i giovani decidono di abbandonare quel che resta della gloriosa Senagallica e di ritirarsi nel contado, nella biblioteca comunale di Arcevia. È questo infatti l'unico edificio risparmiato dall'ira funesta di Madre Natura. La lieta brigata sceglie di fermarsi proprio qui e di dedicare il proprio tempo alla lettura e al commento di un grande classico del Medioevo, il Decameron di Boccaccio. Per ringraziare Giovanni Boccaccio per averli consolati in momenti di sconforto dovuti a strazianti pene d'amore e per aver rinnovato in loro la speranza di un futuro migliore, i giovani della gentile e onesta brigata, tornati a Senagallica, per confortare i cittadini colpiti dalla furia di Madre Natura, racconteranno e commenteranno a turno 5 novelle tratte dal Decameron.